Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi voglio mostrare i prodotti che ho ricevuto a Natale, i regali che ho ricevuto a Natale. Come al solito vi ricordo che è aperto un giveaway sul mio canale e un giveaway sul mio profilo Instagram, vi lascio tutti i link. Allora, parto con i regali che ho ricevuto, che quest'anno mi hanno dato parecchia soddisfazione, devo essere sincera. Allora, parto dal regalino che mi ha fatto Giulia del canale Kina Yoshimoto, vi metto il link del suo canale YouTube se non la conoscete, ma chi mi segue ormai penso insomma che la conosca. Allora, mi ha fatto una pallina di Natale a forma di soldatino, che però è nell'albero, casomai vi aggiungo una foto se ce l'ho ancora nel telefono, che è bellissimo. Io ho un albero molto kitsch e quindi lei mi ha regalato una pallina molto kitsch che ci sta benissimo. Poi ha fatto lei con le sue mani questo pesciolino qua, che è stupendo, per Olivia, la gattina. E devo essere sincera che è talmente tanto carino, ora lei l'ha un pochino sfatto, però è talmente tanto carino che quando l'ho aperto per un nanosecondo ho pensato non glielo do, non posso dargli questo pesciolino perché poi lei lo sciupa, mi dispiace, però è una cosa sua, è un regalino suo del gatto, e quindi insomma niente, gliel'ho dato poi alla fine. E se l'è andata a nascondere subito e io non l'ho trovato per qualche giorno, e se lo, insomma, le è piaciuto, se lo tiene tutto per sé. Vale. È il tuo pescino questo, ti piace? Quindi questo. Poi mi ha fatto una tazza stupenda di Natale, io tra l'altro ne volevo comprare una per Natale, ma ne avevo viste talmente tante che alla fine ero indecisissima, non l'ho presa, me l'ha regalata lei, quindi perfetto, mi piace veramente tantissimo. E mi ha fatto anche queste tisane della Pompadour, mela d'oriente, e è appunto gusto mela e fico, che io ho già aperto, sto già utilizzando, sono buonissime, si sente la mela ma si sente anche il fico, veramente buone da morire, quindi me le sto gustando la sera con molto piacere. Poi mia sorella mi ha fatto delle mutande che le avevo chiesto io, perché devo fare un po' un cambio di biancheria intima, perché avevo delle cose logoratissime che vanno buttate. E poi mi ha fatto questo, che è quello, è l'ognomino di Frozen. Io tra l'altro non sono fissata con Frozen, non me ne frega niente, però lui mi faceva simpatia, lei lo sapeva e me l'ha preso, credo tipo al Penny. Poi ho ricevuto questa felpa, che maglia, maglione, felpa, che ora è piena anche di peli del gatto, questa qua, molto natalizia, io avevo chiesto dei maglioni natalizi, quindi questo, Babbo Natale mi ha portato questo. Poi ho ricevuto anche due maglioncini, allora, di Piazza Italia, hanno il prezzo perché poi sono dovuta andare a cambiarli perché non mi stavano, insomma, comunque, questo qua che è veramente morbidissimo, un materiale morbidissimo, non so che materiale è. Non so di cosa è fatto, però insomma di questo colore tinta unita, e poi in fondo alle maniche e anche in fondo al maglione ha una striscina nera, ma è super super morbido, e quindi credo che se non starò in casa, perché non mi sento tanto bene, però se non starò in casa credo che lo metterò all'ultimo dell'anno, anche perché non posso mettermi vestitini e stare troppo scoperta, quindi credo che mi metterò questo. E poi l'altro maglioncino è nero, molto caldo, con questa fantasia sul davanti, che a me piace tantissimo, e niente, sono due cose molto calde che poi alla fine mi sono anche scelta io, e niente, li metterò con molto piacere. Poi i miei cugini mi hanno regalato due cose bellissime, io non ho mai trovato niente di questo marchio, e sto parlando di Clio Makeup. Mi è stata regalata la palette, la First Love, che è questa qua, io ancora non l'ho utilizzata perché volevo farvela vedere, eccola qua, ve la apro, ho solamente levato la pellicolina e è bellissima, veramente bellissima. Tanto questa la conoscete tutti, quindi è inutile che ve la sto a far vedere da vicino perché è famosissima. E poi anche un rossetto liquido, che è il numero Peach Nude, è un colore un po' chiaro per le mie labbra, però è molto molto bello, e sono contenta di poter provare due cose di questo brand perché ne ho sentito parlare benissimo.
Ed infine, ultima cosa, c'è un mio amico che ogni anno mi fa dei regali antifreddo, perché io patisco il freddo in una maniera incredibile, quindi tutto ciò che è molto caldo a me piace, anche se è brutto, non me ne frega niente, io penso solamente a non morire di freddo, è il mio pensiero fisso per tutto l'inverno, e mi ha regalato queste pantofole che mi fanno schiantare dalle risate, con l'unicorno arcobaleno, che sono bellissime. Il problema è che quando le indosso, Olivia le vorrebbe uccidere, quindi mi fa cadere ogni 3 secondi, però sono molto calde e niente, mi fanno morire dalle risate, quindi queste. Ho l'impressione di essermi scordata qualche regalo di Natale, mi sto guardando intorno per vedere se tante volte vedo un po', ma credo che sia tutto, però questa sensazione, comunque vabbè, al limite aggiungerò una clip. Questi appunto erano i miei regali di Natale, ho ricevuto poi anche dei soldini che però metterò, cioè sono da parte per altre cose, e anche Olivia ha ricevuto 2 cosine, quindi ha beccato anche lei alla fine, perché noi matti per gli animali, e niente, fatemi sapere che cosa avete ricevuto voi, perché sono molto curiosa. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale. Io vi saluto, vi auguro buon anno se questo video riesco a caricarlo prima dell'anno nuovo, altrimenti niente, buon 2020 in ogni caso. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!